Oltre 102 milioni di euro erogati finora a Teramo per la ricostruzione privata post-sisma del 2016. Si tratta del 42,2% del totale concesso all'interno del cratere abruzzese. È quanto emerge dal report mensile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che ogni mese dà il via libera a circa 75 cantieri per un valore economico di quasi 20 milioni. Teramo si conferma un traino alla ricostruzione, ha dichiarato il sindaco D'Alberto commentando i numeri datati al 31 maggio scorso. A Teramo infatti è stato completato il 75% delle pratiche presentate, la percentuale media del resto del cratere si attesta intorno al 67,3%. La differenza è principalmente per la burocrazia, ci spiega il direttore Rivera. Su Teramo c'è in questo momento un'accelerazione legata al fatto che, essendo una città, il più delle volte ha conformità urbanistiche ed edilizie dei propri edifici, mentre nei piccoli paesi spesso ci troviamo di fronte a dei piccoli abusi edilizi e per poter finalizzare le pratiche è necessario prima sanare gli abusi e quindi procedere attraverso le regole, le procedure che alle volte sono anche un po' complicate. Quindi questa differenza sta proprio in questo, sta nella maggiore conformità urbanistica ed edilizia, la minor presenza di abusi all'interno della città capoluogo qual è appunto Teramo. L'ufficio è in grado di erogare i contributi di ricostruzione, dice il direttore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Col PNRR dovranno arrivare nel cratere 1 miliardo e 780 milioni, di cui 1 miliardo e 70 milioni destinati alle opere pubbliche e gli altri 700 milioni per le sovvenzioni alle imprese. I bandi partiranno entro la fine di giugno e andranno da 200.000 euro a oltre 20 milioni. Il settore dell'edilizia è però da un paio d'anni alle prese con il costante aumento dei prezzi delle materie prime che rischia di paralizzare i cantieri. Il commissario Lignini, tramite un'ordinanza in vigore dal 24 maggio, ha ridefinito il prezziario e aumentato il tetto massimo dei contributi erogabili. Finalmente si sono sbloccate molte pratiche, le parole di Rivera. La soddisfazione è unanime, quindi questo 20% che è stato dato per il residenziale, il 25% in più che è stato dato per il produttivo, ad oggi insomma è di piena soddisfazione. Finalmente si sono sbloccate molte pratiche, ecco, questo 25% di cui parlavamo sono i cantieri, no, incagliati anche per il caro materiale. Quindi in questi ultimi giorni, proprio ultimissimi giorni, una settimana a questa parte, stiamo riscontrando molte integrazioni documentali legate proprio anche a questo caso, quindi sono sicuro che i prossimi mesi daranno ulteriori soddisfazione. C'è l'altra scadenza che era imminente, era prevista per il 30 giugno, è stata prorogata, posticipata al 15 ottobre per la presentazione del danno grave con assistenza cassa, al 31 dicembre per tutte le altre fattispecie. Lì cercheremo, insomma, di farci trovare pronti.